ragazzi, bentornati con le ricette dell'amore vero. Oggi una nuova puntata della rubrica Keep Calm and Diet in collaborazione con la mia amica Erika, a girl from New York. Un bacione tesoro. Mi raccomando, dopo questo video andate a vedere il suo per sapere come sta procedendo la sua dieta. Allora, questo mese ho buone notizie perché dopo un periodo un po' di stallo, ovviamente causato dalla mia negligenza, perché sapete, ci sono alti e bassi nella dieta, io l'ho sempre detto sin dall'inizio e quindi voi mi accompagnate anche in questo percorso per supportarmi, per darmi un pochino di forza. Dopo un pochino di stallo ho avuto un periodo di ripresa. Ripresa perché? Perché insieme ad Erika abbiamo pensato di iscriverci al gruppo sulla dieta del metabolismo e cominciare questa fantomatica, miracolosa dieta. Effettivamente questa dieta, la dieta del metabolismo, scritta da una nutrizionista nel 2013, si chiama il libro Fast Metabolism Diet. E questa nutrizionista si chiama Hayley Monroy. Ora io non so la pronuncia precisa, però così si... magari vi metto l'articolo giù di recensione sul libro, perché io ho letto prima il libro, anche Erika, e poi abbiamo deciso di mettere in pratica. Questa dieta promette di far perdere fino a 10 kg. Ora 10 kg mi sembrano un po' eccessivi. Può darsi che i 10 kg li faccia perdere a chi veramente ha tantissimo peso da perdere. A me 10 kg non li ha fatti perdere, però ne ha fatti perdere 4. Il che in un mese, o precisamente in 28 giorni, mi sembra un ottimo traguardo. Cosa fa questa dieta? Allora, innanzitutto bisogna fare una premessa. Noi nel nostro immaginario pensiamo che la dieta, o comunque che il dimagrire, dipenda quasi esclusivamente dalle calorie, cosa che non è vera per niente, perché il primo fattore da analizzare quando si sta ingrassando è proprio quello del metabolismo e della lentezza del metabolismo, che è dovuta a tantissimi fattori che non sto qui a spiegare. Appunto, come ho detto prima, lascio la recensione sotto in cui spiego nella precisione tutto. Potete trovarla quindi nell'info box. Pensiamo tutti che sia dovuto ad un apporto esagerato di calorie, oppure un mangiare in modo spropositato. Non è sempre così. Innanzitutto, vabbè, può dipendere da malattie o da tiroide e tutto quanto, ma nei casi in cui una persona è in salute può dipendere moltissimo dalla vita sedentaria, quindi dal metabolismo che si rallenta tantissimo. Ma ho parlato di vita sedentaria, però non è sempre solo un fattore fisico, cioè di stile di vita a livello proprio fisico, ma è dovuto principalmente al tipo di alimentazione che si fa. La scrittrice in questo libro dice che noi siamo abituati sin dall'antichità a mangiare prodotti che siano stati, prima di essere assunti da noi, vivi, quindi verdure, carne, quindi le proteine, i legumi, l'olio. Cosa sono stati? Sono stati animali, sono stati vegetali, sono stati legumi, quindi sempre comunque cose provenienti dalla terra, prodotti provenienti dalla terra. Cosa ha introdotto l'uomo? L'uomo ha introdotto i pesticidi, le sostanze chimiche, i coloranti, i conservanti, per far fronte appunto ad un tipo di mercato e ad un tipo di conservazione nel tempo. Il problema di questo tipo di elaborazione dei prodotti, quindi a livello industriale, è proprio questo, che le sostanze chimiche che noi introduciamo nel nostro corpo non fanno altro che rallentare il metabolismo. Ecco perché questa dieta spiega come poter riattivare il metabolismo in modo veloce, quindi bruciando molte calorie, quindi bruciando moltissimo peso, perché comunque se promette 10 kg vuol dire che è tanto in 28 giorni, velocizzando il metabolismo assumendo delle sostanze vive, che in precedenza erano vive, quindi vegetali,
proteine del, animali e vegetali, grassi buoni, che ora andremo a vedere tutte queste sostanze, cosa sono nello specifico, e carboidrati integrali, evitando il frumento e il mais, per il momento. In questi 28 giorni bisogna fare un pochino di attenzione a questi prodotti, perché appunto dobbiamo velocizzare il metabolismo. Questa dieta consta di 4 settimane, quindi 28 giorni, 7, 14, 21, 28. Ogni settimana è divisa in tre fasi: prima fase, seconda fase, terza fase. La prima fase è la fase in cui vi faccio vedere proprio nello specifico, perché io ho lo schema. La prima fase è la fase glicemica, cioè quella moderatamente proteica e povera di grassi. Infatti, i grassi che noi assumiamo sono esclusivamente i grassi delle proteine. Noi non dobbiamo assumere olio, non dobbiamo assumere ovviamente burro, quindi praticamente, essendo la fase glicemica, noi dobbiamo intaccare gli zuccheri. Quindi abbonda di alimenti ricchi di carboidrati integrali e non di frumento, quindi riso integrale, pasta di riso, latte di riso, quinoa, avena, tutte queste cose, ricca di zuccheri naturali, quindi la frutta, ananas, fragole, se lo facciamo in estate, mango, mele, fichi, pesche, è ricca di vitamine B e C, quindi carne di manzo, tacchino, lenticchie, arance, kiwi, limone, lime, questo. La seconda fase invece è una fase altamente proteica, quindi viene assunto soltanto i prodotti che contengono proteine animali e che contengono vegetali, quindi verdure in foglia, quelle verdi, i broccoli, cipolle, manzo, carne bianca, pollo, tacchino, quindi pesce povero di grassi, maiale magro, prosciutto di tacchino, fesa di tacchino, carne di manzo, insomma tutte questi tipi di carni molto, molto magre, e ricca di verdure, che possono essere appunto le foglie, insalata, bietola, cicoria, tutte quelle foglie lì, oppure lattuga, rucola, cavolo. È ricca di alimenti che stimolano la produzione di carnitina, cioè la sostanza che si trova appunto nella carne magra, soprattutto merluzzo, asparagi, manzo, carne bianca, quindi ferro più che altro. La fase 3 invece serve a liberare la combustione, quindi serve a liberare cuore, ormoni e il calore del nostro corpo, quindi, cioè ciò che dà le calorie al nostro corpo. Quindi frutta, grassi buoni, proteine e cereali. Qui si inseriscono, è la prima fase in cui si inseriscono cereali e grassi buoni insieme. In breve, diciamo che il fatto di suddividere queste tre fasi fa sì che noi abbiamo una disintossicazione dagli alimenti nocivi e soprattutto che impariamo a bilanciare i prodotti che assumiamo nella giusta misura e nelle giuste combinazioni. Subito dopo questo mese io ho cominciato a inserire la dieta che facevo prima. Questo perché? Perché io avevo proprio il metabolismo completamente a rilento, quindi avevo bisogno di dare una sferzata iniziale, rimettermi in moto a livello di metabolismo, che è quello alla fine che è il motore di tutto. Movimento e metabolismo fanno sì che noi, cioè movimento e metabolismo veloce fanno sì che noi bruciamo di più. È tutto lì. Se noi abbiamo un metabolismo che dorme, anche se assumeremo una banana in tutta la giornata, quella banana andrà dritta sulla pancia, fisso, proprio fisso, è così. Quindi quello che ho fatto io è, per esempio, siccome amo molto i carboidrati e amo molto a livello proprio psicologico dover mangiare qualcosa di pane o pasta o piadina o qualsiasi cosa,
Quindi cosa ho fatto? Dato che secondo la dieta io potevo mangiare la farina di farro, la farina di avena o la farina di... cos'era l'altra? La farina? La farina di farro e la farina di segale. Una nella fase 1 e una nella fase 3. Io cosa ho fatto? Ho preparato delle simili piadine con acqua, sale, farina di farro o farina di segale. Insomma, poi me le cuocevo in padella così, molto sottili, perché comunque ci sono anche tutte le misure che bisogna prendere, tutti i pesi e tutte le varie cose. E quindi cioè alla fine non ho sentito questa gran differenza, questo morso della fame così esasperato. Certo, la fase 2 per esempio è la più faticosa secondo me, perché mangiare solo carne e verdure anche a colazione diventava un po'... Cioè, fortuna che è solamente per 28 giorni e dopo c'è il mantenimento, che se uno vuole fare può seguire, diciamo, la fase 3, se non sbaglio, un mix tra fase 1 e fase 3. Io invece ho voluto riprendere la mia dieta, e quindi diciamo che era più che altro quello che mi... il fatto di non poter mettere nemmeno un goccio d'olio nella fase 1 e nella fase 2 nell'insalata, quello mi faceva un po' male, però poi mi rifacevo nella fase 3, che comunque erano gli ultimi 3 giorni, perché fase 1 sono i primi 2, fase 2 sono il 3 e il 4 e fase 3 sono 5, 6 e 7. Cioè, diciamo che è stato un pochino pesante da alcuni punti di vista, perché come tutta l'alimentazione corretta ha le sue regole, e come tutte le diete bisogna farlo con serietà, e quindi è così. Infatti con Erika e anche con un'altra ragazza che saluto, un bacione, abbiamo fatto questo gruppo anche in privato su Facebook, in cui ci davamo un po' di carica o mandavamo a quel paese la dieta durante i periodi in cui stavamo nervosi. Allora, diciamo, a livello di sgarri io ho sgarrato poco e niente, e per quello che dico che secondo me 10 kg sono veramente tanti da smaltire, non credo. Penso che solamente se una persona pesa veramente tanto, allora può arrivare a dimagrire di 10 kg, ma io personalmente ho perso solo 4 kg, cioè solo. Io sono contentissima dei miei 4 kg persi, e me ne accorgo perché ne ho 4 in meno, non è poco. Spero che nei prossimi mesi, ora si avvicina il Natale, quindi le tentazioni sono dietro l'angolo, però spero sempre di affidarmi al mio buon senso e alla mia serietà, ecco, almeno da quel punto di vista. Va bene, spero tanto che questo video di aggiornamento vi sia piaciuto. Come vi ho detto prima, potete trovare nell'info box tutti i riferimenti a ogni cosa che vi dico, sia al video che farà Erika, sia all'articolo sulla dieta del metabolismo, con tutte le cose che dovete sapere sulla dieta del metabolismo, e anche tutti i pasti, i vari pesi e tutto quanto, se qualcuno volesse dare un'occhiata o volesse intraprendere questo cammino. Vi ricordo sempre che come ogni dieta chiedete prima al vostro medico, non me lo fate ripetere ogni volta perché penso che sia doveroso. Non ho fatto prima la premessa perché ormai lo ripeto sempre, ma comunque la premessa è sempre doveroso. Faccio una non premessa ma una postmessa, non so come si dice, comunque una conclusione che penso sia degna di un video del genere, che parla appunto di salute, e sulla salute non si scherza. Mi raccomando, se avete intenzione di fare una cosa del genere, un percorso del genere, chiedete sempre prima al vostro medico, al vostro nutrizionista, dietologo e quant'altro. Se siete delle ragazze molto giovani, chiedete ai vostri genitori, sicuramente vi accompagneranno a fare una visita, a fare delle analisi, a curare il vostro corpo. Io vi ringrazio sempre per il vostro affetto e vi rimando ai prossimi video. Grazie mille veramente per tutto l'affetto che mi dimostrate. Vi mando un bacione e vi passo la mano ad Erika, che è from New York. Ciao a tutti!